Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù disse: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Questa sera diamo uno sguardo al cuore mite e umile di Gesù per cogliere un aspetto non facile da vedere e che precisa meglio, anzi riassume in sé, la mitezza e l'umiltà del cuore del Signore. Questa mitezza e questa umiltà esprimono la dimensione personale e sociale di Gesù, il suo carattere, ma andiamo a conoscerlo più in profondità, perché già conosciamo e capiamo subito queste due parole, mitezza ed umiltà. E ci aiuta San Paolo. San Paolo è un fine psicologo, legge nel cuore di Gesù una particolare virtù, anzi due virtù, che lui chiama, la prima virtù la chiama mansuetudine, dolce mansuetudine. Leggiamo queste parole nella seconda lettera ai Corinti, capitolo 10, versetto 1. La mansuetudine del cuore del Signore, che cos'è la mansuetudine? La mansuetudine è un carattere particolarmente docile, pacifico, paziente, un carattere sempre calmo, remissibile, trattabile, diciamo proprio, un carattere buono. Questo è il carattere di Gesù. A questo carattere dobbiamo adeguare il nostro carattere, la nostra indole. Nessuno mai deve dire io ho il mio carattere e gli altri lo devono accettare così come sono. No. Se siamo cristiani, dobbiamo avere il carattere del Signore, tendere ad avere il suo carattere e a mortificare un po' il nostro carattere, che può essere un caratteraccio o un caratterino, e quindi non è certamente il carattere del Signore. Come i santi dovremmo arrivare a sostituire il nostro carattere con il carattere di Gesù. E quel carattere che si contrappone, questo della mansuetudine, si contrappone a un carattere duro, un carattere intrattabile, inflessibile, bellicoso, a volte anche un po' inumano e spietato, certamente un carattere arrogante, prepotente, aggressivo, finanche crudele. La differenza è molto forte. La si potrebbe sentire soprattutto, la potrebbe sentire soprattutto un malato. Perché dico questo? Perché il senso della parola mansueto, mansuetudine, deriva dal latino manus suescere, che si traduce mano che è abituata, quindi abituare la mano, la mansuetudine. Abituare la mano a trattare una persona in difficoltà, una persona in sofferenza, con dolcezza, con morbidezza, con leggerezza, anche con pietà, con perizia e con calore, proprio per non fare del male, per aiutare nella difficoltà. Mentre una infermiera, un medico, un fisioterapista senza mansuetudine, senza questa mano abituata alla dolcezza,
procura difficoltà, procura dolore, è una mano dura, è una mano ruvida, è una mano pesante, è una mano fredda. Chi è stato in ospedale, magari anche per tanti giorni, vedendo tornare tante infermiere, tanti medici, probabilmente si accorge che c'è una che ha la mano mansueta, che tratta sempre con delicatezza, anche per togliere un cerotto, per curare una ferita, e c'è quella che invece ha la mano dura, la mano pesante, la mano che fa un po' dolore. Ecco, vedete la differenza tra la mansuetudine e la durezza. Guardando a questa virtù del cuore di Gesù, bisogna aggiungerne un'altra ancora. San Paolo invita i suoi cristiani di Filippi, capitolo 4, versetto 5, a imitare questa virtù soprattutto davanti agli altri, davanti a tutti, in società, e dare così una bella testimonianza del Signore. E dice così Paolo: la vostra amabilità sia nota a tutti. Ecco la seconda caratteristica del cuore di Gesù, oltre alla mansuetudine, anche la caratteristica della amabilità. Mentre la mansuetudine è più una virtù personale, la amabilità è una virtù sociale, diciamo così. La persona amabile è amabile con gli altri, è una persona dal carattere cortese, affabile, simpatica, cordiale, socievole, gentile e gradevole per gli altri. E quando gli altri hanno bisogno, con garbo e con grazia, si mostra attiva, sollecita, premurosa. È chiaro che una persona così amabile, dice Paolo, si fa una fama che la rende nota e conosciuta a tutti. Ed è giusto e bello che sia così. Ma anche una persona non amabile, purtroppo, si fa conoscere e quindi viene rifiutata, viene evitata per la sua sgarbatezza, per la sua scortesia, per la sua antipatia, la spigolosità del suo carattere, l'asprezza delle sue parole, la villania dei suoi gesti, la selvatichezza, quasi, quasi la odiosità. In questo campo sociale, invece di amabilità, noi oggi preferiamo parlare di umanità. È una parola un po' più generica. Vorremmo che ci fosse un po' di umanità in ogni istituzione, negli uffici, nelle scuole, nelle aziende, dove spesso le burocrazie, le norme, le leggi impongono proprio atteggiamenti freddi, rigorosi, spesso poco educati, per nulla comprensivi, indifferenti e anche esagerati, senza criterio, senza buon senso, senza moderazione, condiscendenza, ragionevolezza. Ecco, questa umanità, questa educazione civica, senza questo i rapporti sociali diventano difficili e soggetti a nervosismi, a maleducazioni, a impazienze, a impulsività esagerate e distruttive dei rapporti umani, anche quelli ufficiali. Ma è soprattutto in famiglia che si deve manifestare la umanità, cioè, o meglio ancora, la amabilità, perché suscita una reazione buona, fa diventare buoni sia il coniuge, sia i figli, sia i genitori, nonostante i loro difetti o anche i loro peccati. Però se c'è umanità, se c'è amabilità, si vive bene in famiglia. E qui dobbiamo fare una distinzione tra azione e reazione, distinguerli però per capire come si devono sempre confrontare, relazionare, perché sono interdipendenti. In genere a una azione buona verso qualche persona segue una reazione buona di risposta, come pure a un'azione cattiva contro una persona segue
di rimando una reazione cattiva. E qui vediamo proprio l'azione e la reazione. Quindi il primo colpevole responsabile della reazione è colui che ha iniziato una azione. E allora è su questo che bisogna fare una distinzione. L'amabilità come virtù opera, incide nell'azione, sull'azione delle persone e di conseguente si riflette e si riporta sulla persona che reagisce con la stessa affabilità, amabilità, si dice con la stessa moneta. Uno paga, reagisce, risponde con la stessa moneta. Bisogna vedere se la moneta è buona, se la moneta è bella, è grande, è forte e uno quindi reagisce. Ma dipende dall'azione che dona la moneta, che cosa opera questa moneta. Se vale questo per la virtù dell'amabilità, vale anche purtroppo per la cattiveria. Quindi una cattiveria di azione è più da incriminare, più da accusare nei confronti di una reazione cattiva. Se tutti agissero bene, tutti poi reagirebbero bene, o sicuramente reagirebbero meglio. E su questo punto che dobbiamo stare un po' attenti, perché è facile gettare la colpa su chi reagisce male. Beh, però se tu non agivi male, forse quella non reagiva male. Se tu agivi bene, quella avrebbe agito anche lei bene. Difficilmente uno reagisce male a un'azione buona di bene. Può succedere, ma non è così solitamente, generalmente. Ecco dunque, noi dobbiamo allora impegnare queste virtù nella reazione, perché facilmente una persona quando è buona in genere agisce bene, però tante volte quando deve reagire e magari si lascia prendere dall'istinto, è come l'esempio di Gesù: se uno ti dà una sberla, il primo istinto è di restituirla. Poi chiaramente uno ci pensa e dice: no, la mia reazione è sbagliata, come sbagliata l'azione di chi mi ha dato una sberla, perché Gesù al soldato che l'aveva percosso gli disse: ma perché mi percuoti? C'è un motivo, se non c'è motivo perché sei? Quindi di fronte all'azione se va condannata, va condannata, va comunque messa alla domanda: ma perché tu agisci così male con me? Perché? Per quale motivo? Cioè fare entrare un esame di coscienza su chi agisce male. Poi la reazione, certo, se siamo evangelici dobbiamo porgere l'altra guancia, però istintivamente non sempre ci è facile, ecco. E quindi qui comunque il cuore di Gesù deve agire sia sull'azione, e chiediamo a Gesù di aiutarci a fare sempre azioni buone, amabili, come abbiamo meditato, umane, creazioni come abbiamo visto in queste due bellissime virtù particolari, l'affabilità e la mansuetudine. Però anche uno deve controllare le sue reazioni in modo che non siano così istintive, ma che siano guidate dal Vangelo del Signore, dalla parola e dal cuore di Gesù in particolare. Facciamo in modo allora, concludendo, di agire sempre con queste due belle virtù del cuore di Gesù, mansuetudine e amabilità, perché soprattutto in famiglia sia presente e sia operativo lo stesso cuore del Signore, e questa presenza, questa operatività donerà tanti frutti di grazia, tanta serenità e felicità nelle nostre famiglie in particolare.